Gli unboxing, quelli ficcanti, gli unboxing, quelli ficcanti, gli unboxing, quelli. Allora, cari amici, come potete vedere, non viene più da... Ormai gli piace più fare pubblicizzare l'altro sito, che poi non si è mai capito perché abbiamo voluto specializzare Shozeta, Gundamit. Lei ha provato a spostarsi da uno all'altro dei clicchiar 17 volte per entrare da Shozeta a Gundamit? No, entrato, si passo nell'altro mi fa... Sì, lei no. Forse perché cancella tutti i cookies, allora non lo so. Ah, è per quello, vabbè. Comunque, abbiamo un nuovo pezzo e ovviamente vi ricordiamo che volete supportare il nostro canale e... sarebbe raccomandabile, perché così quel braccino di Asso magari si acquista qualche robottone in più. Potete scrivere sul sito Shozeta o Gundamit, a seconda di dove dovete comprare, quando andate a comprare qualche cosa, nel sito in alto c'è scritto supporta il tuo reviewer, e tu voi scrivete ficcante, perché è il termine che non poteva altro che... Ecco, mi raccomando, non sbagliatevi, non scrivete Asso, scrivete Viper, ma scrivete che cosa? Ficcante, però sotto... Maiuscolo o minuscolo? No, minuscolo, tutto minuscolo, okay. Ficcante. Però scrivete sotto nei commenti un commento, rispondete alla domanda, vi sarebbe mai venuto in mente di mettere Asso come codice in cima... Per me no, però... Infatti io inserivo Asso, ma non mi dava nessun responso. Ed è lì che sono rimasto abbastanza, stupito. Se vedremo abbastanza feedback, cioè Shozeta ci riporterà, insomma, ci avete superato abbastanza, darò dei calci nel sedere d'Asso perché effettivamente si procuri un aggeggio più. Prometto. Vabbè. Anche Asso prometto. Cosa abbiamo qua? Ecco, lei qui cosa si aspetta? Ha già non mi ricordo. Intuito cosa potrebbe essere? Ho preso essere. Due o tre cose recentemente, ma non mi ricordo. Ok. E sicuramente però so una cosa. Ci sono gli angolari. Ok. Questo è un... ormai lo sappiamo, è diventato un mantra. Beh, però ci sta, perché guardi qua, non c'era... Qui l'angolare non c'era. E l'hanno qui. Cosa che fa? Un rumore strano. Qualcosa, sì. Che ballerino. Qualcosa che balla. Mi ricordo proprio, Cosa ho preso recentemente? Posso far vedere quell'effetto? No. Lei dice che mettendo qui... No, qui non ci sta però come altezza. Io penso solo alla seppie alla pistra. Alla pistra? Io penso a quelle... La pistra? Io ho già fame. Sì, anch'io. Rida. No, rido perché... Chiunque ascolterà, nessuno potrà intuire appunto, di cosa stiamo parlando. Però. Ma la seppia alla pistra diventerà famosa nel mondo. Infatti, lei però sottolineare un piccolo lapsus freudiano. Lo fa subito. E quindi. Ma detto questo, veniamo al nostro progettino qui. Lei lo sa che avrà un'altra brown box con angolari in più da oggi, vero? Lo so. Purtroppo sì. E quindi? What is? Ah! Ma è uguale a quello là? È sto cazzo. Non è quello, però. Attenzione! Alla fine mi sono deciso, Asso. Ho da darle una brutta notizia. Attenzione, a me piacciono le sue brutte notizie, mi piace. Quindi lei smette di... No. No. Innanzitutto abbiamo ancora questo. Ok. Qui? Ovviamente, queste... Io faccio la collezione. Ma ascolti, per la festa del topo ragno cinese... Non c'è altro. Qua, no. Invece c'è un pezzo di cui lei dirà, che cazzo è? Attenzione, dopo il calavinchia, lei mi vuole stupire, dopo la calavinchiata lei vuole stupirmi, siamo lì. Però è una calavinchiata power questa, le spieghiamo che cosa sostanza è il power. Ma cos'è? Ma che cazzo è? Ecco, vede, la sua reazione, sapevo che sarebbe stata questa. Vabbè, un Transformers, non ho idea di cosa sia... come soggetto e non si capisce niente perché qui è molto semplice. No, dico, il soggetto lasci stare, cosa si trasforma? In questo. No. Questa è la faccia del... Qua dietro si vede una specie di carro armato, no? Non so cosa sia. Cosa sta dicendo? Questo qua, cos'è questo qua? Beh, c'è un mitragliatore, c'è un... Dice che si trasforma in un caccia? Non è... In un treno, anche questo. Può arrivare, se no, continua a provare in un tutte... mezzo, in un mezzo da lavoro. No, non si vede. Si trasforma, Tra l'altro, la cosa strana è che io ne ho ordinati già più di uno perché sono già usciti in un camion. Sono usciti più di un soggetto e non so perché è arrivato prima questo che è uscito in realtà dopo. Come quindi secondo. È un combiner? È un combiner, caro amico. Ma è un combiner di che cosa?
Ma, ah, voilà. Una porta aerei. Hai visto? Questo diventa la porta... Ma sa, queste cose qui, secondo me, sono troppo complicate e si rischia che non siano poi così ficcanti, così fatte bene, così perché? Compattabili. A me, a me fa pure quando devi compattarli da così a cos'è. Eppure anche la loro mi spaventano, mi spaventano. Posso fare una nave, la posso fare... Però affascinante, no? Come soggetto è affascinante. Ma poi questa è... Poi specialmente quelli... lei che è bravo a trasformare, gli trasforma quelli anche più incasinati. Esatto. Io, guardi, sono contento che... Non so che lei si lecca i baffi. Lei si lecca i baffi. Sì, sì, non vedo l'ora di vederla. Anzi, io da oggi farei un altro mood. La trasformazione con l'unboxing. Unboxing, no, no. E trasformazione. No, quello. No. Quello purtroppo dobbiamo aprire in quel caso lì un OnlyFans. Ah. Lo sai che l'ha visto uno degli ultimi commenti, l'hanno criticata a lei, non a me. A me? Che cosa non a me che non trasforma, ah. A lei. Ah sì, ho letto, visto vabbè, che... Io dopo la sudata... Io ho detto che non è un bello spettacolo, però se capito, c'è gente stiamo che... A tre ore stiamo qua, no? Capito? Se c'è gente che in OnlyFans chiede alle coppie di dire... Per favore, pisciatevi in faccia. Ah, ok. Per favore, vi do gli abbonamenti in caso in cui facciate delle robe. Apra inseritevi le patate sì, in culo. Ecco. Allora, e poi ci sarà anche gente che vuole vedere Asso in nudo. Che io spero che si cosa, perché lasciando la finestra aperta di sotto, che si sente tutto, dei clienti, si sente il dentista. Lei può andare giù un attimo. Ma guarda come si deframmenta anche questa scatola. Oddio, fatta così non mi piace mica, però. Questo ha una grafica che mi ricorda molto un'altra. Un Lego. No, un'altra casa, però non. Ah. Quindi vuol dire che questa che si nasconde sotto uno pseudonimo, secondo me. Ah, ok. Secondo me, o utilizzano tutti lo stesso programma, tipo un AutoCAD generalizzato per illustrare. Sì, direi di il programma è quello, dai, il software è quello. Secondo me sì. Eccolo qua. Innanzitutto non si capisce dov'è che è andata a finire la testa. Bello, però... polistirolo. No, senta, è diverso. Senti come è morbido. Rispetto agli altri, anche al Can Toys visto prima, guardi. Questo qui le serve? Anche no. Perché mi serve per sedermi ci sopra. Mi serve per quando faccio palestra. Guardi, beh, è bellino però. E... sembra un po' cubettoso, ma perché questa è un po' la porta aerea, deve spiattellarsi, ma vede tutti i pezzi da ficcagli su in maniera, ma guardi la cosa ficcante, neanche i calavinchia, no ostia, neanche tengo io, vai. No, allora. Questo cos'è, scusi? È la sua basetta. Ah, ostia, sì, e sotto ci sono armi, arpelli, e sotto ci sono guardi, si porta le armi, se la vuoi tenere, lei la vuole tenere in nave, si ficcano qua sotto, perché così non sono in mezzo. Questo è scappato, ma non so dove beh, infilato come quello sarà qua di questa. Peccato parte. Che questo qua abbia il suo perno e questo no, e quindi... Ah, ok. Bene, fa così. Perfect. Quindi questa è una casa che non abbiamo capito chi sia, ma forse potrebbe essere sotto le mentite spoglie. Così. Sì. Ok, andiamo a perdere il nostro libretto di istruzioni. Ecco, forse è meglio, vai. Così. Questo ufficio chissà dove si disperderà. Olei. È lei che distribuisce questi colletti lì per tutto l'ufficio. Beh, questo è abbastanza definito, fra l'altro. Sì, sì, ma guarda, è una roba ficca. Io non è che figa. Vado ad acquistare le cose perché le vedo e dico boh. Questo è lungo, va in giù. E a scasazzo. Sì, quella è la torre di controllo. C'è anche. Mi sembra, o no? C'è anche qualcosa di duro, però. C'è la torretta, sì. Ah, perché va tutto giù. Ah, ecco, sì, il Vulcan. Ah, no, il Vulcan, ok, pensavo fosse una torretta. Ok. Ha visto come sono perspicace? Sì, lei... Proprio, le azzecco tutte, però. E almeno i Transformers... Volevo vedere, ecco la base... Ah, questo non esiste, vero, come Transformers? No, ecco, adesso cosa... andiamo a dare una specifica, ecco, sì. Ma volevo vedere, no, secondo me è Farlock, il suo alzata okay. È stato subito interrompito, lei. Mi faccia vedere? Non usi termini troppo complicati che dopo me li devo cercare su Wikipedia e perdo mezz'ora. Allora... Come ha detto lei, specifichiamolo, non è un Transformers assolutamente ufficiale. Lei li può chiamare calavinchiate, le può chiamare come si chiama. No. Ma come è stato l'altro jet che abbiamo fatto vedere, il jet stealth cinese, sì. Cinesi praticamente copiano tutto e quindi hanno copiato il concetto dagli americani. E dicono, gli americani ci fanno fare i Transformers. Ma se per gli americani negli anni 80 in fondo sono state una... sorta di, come possiamo dire, campagna mediatica, insomma, per far venire fuori bene i... Dietro ve lo gira? Volevo vedere se veniva fuori il testino qua. Infatti stavo cercando la terra. Ah, ok, c'è. No, comunque... Non so come si chiuderà in qualche modo. È abbastanza rifinito, però.
ovviamente non ha, ecco, sì, non ha plastiche traslucide, quindi quello che riflette però è l'azzurro fatto riflette, si riflette hanno deciso per la vernice. Sì, diciamo sì, che qui il livello di dettaglio si suggerisce solamente. E dicevo, i cinesi hanno detto, se loro hanno fatto propaganda militare, noi ecco, come potenza, anche noi facciamola. E quindi hanno detto, si sono messi a fare tutti i loro mezzi militari ficcanti che possono avere. Quindi questa esiste, sta nave? Sì, 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 no, le navi, le porterie sono tutte basate okay, da modelli esistenti. Ah, bello, bello. E ci sono porterie, ed è fatto un combiner, non mi ricordo se di 5 o di 6. Addirittura? Tutto, vabbè, addirittura, quanti sono fatti i combiner? Da 2? Da 5. O da 5 o da 6? Credo da 6. E fatto tutto con navi. Quindi, porterie, ce ne sono uno o due, poi ci sono le incrociatori. E non esisteva un Transformers di nave, esatto, giusto? È proprio ficcante per quello. Ok, ok. Perché non, cioè, invece c'era dei solo treni, una nave, sì, porterie c'era di una serie un po' particolare che tra l'altro io ho, e dovrebbe essere tra l'altro un triple changer, tre trasformazioni. Mi sembra di sì, però potrei sbagliare, bello, forse solo due. Okay. Ma tolto quello, le navi non erano più tanto mai state interpretate. Quindi la ficcanza per me, che io prima di tutto gli aerei ovviamente, però gli altri mezzi si sono ficcati. Tipo, questa è fatta bene, però sembra fatta secondo molto me bene. Il livello di dettaglio, come si può suggerire tutto ciò, è assolutamente. Ecco, non mi so immaginare un combiner formato da questi oggetti qui, non me lo so magari proprio non immaginare. Non immaginare mai nulla. No, perché molto, lei... no, ma questo è complicatissimo. Visto così, è complicatissimo. Scusa, mi chiedo come sarà da lo gira, è un po' plasticoso, tra l'altro, non sembra avere. Però è pesantino, un po' di metallo c'è. Qualcosina, non sembra avere ancora. Me lo giri di schiena che voglio vedere dietro i pannelli. Ah, ok. Sì, bisognerà ingegnarsi un po' per incastrare. Beh, ma almeno tutto. Il rosso non è quel rosso flaccido, sfrosciato. È bello. Le sfrosciature dei rossi le sa tutte lei. Sì, quindi... sì, tutte. Non me ne manco. Stia attento qui che c'è sto pezzo qui. Ci sono si può tanti schiantare. Pezzi che si possono schiantare, bisogna stare attenti. Sì. Quindi questo è il primo. È particolare, sì, molto particolare. Sì, lo sto guardando. Mi piacciono queste cose azzurrine, buttate lì così. Diciamo, ho titubato un po' all'inizio perché dicevo, però non è un Transformers. Quindi... Poi quando l'ho visti tutti, cosa veniva fuori? Tutto quello che usciva, lì si vede cosa, come non verrà credo, fuori non credo, il grosso, non no? Credo. Soprattutto il grosso non credo proprio. Il trombalone. E qui nelle foto non si vede, qui si capirà però, qua di fianco. No. No. Di qua? No. No. Vede il piede, questo diventa. Ma cos'è, un cos'è la sportina questo coso? Muove il piede. Ah, ok, è la gamba, scusa, la gamba. Però, cazzo, la portiera è fatta bene, eh? Sono curioso però di vedere. Questo sono curioso. Secondo la vorrebbe anche essere un mezzo scudo, ma secondo me usarlo anche come scudo mi sembra un po'. Scudo è un po' grossettone, un po' zaffutone. Cioè, però qui c'è come mi diventa nave, ma non c'è come mi diventa... Ah no, anche come mi diventa piede, ok. Sì. Ecco, l'unica cosa che non trovo, e forse mi aspettavo ci fosse, da qualche immagine c'era, no? Quindi non so se bisognerà munirsene o le forniranno in separata sede, che li trovo ficcanti. Essendo una portaerei, non avendo tante armi di offesa, inservirvi... 2-3 aeroplanini modellini. Sarebbe stato carino. Non so se qua inserisce, qua no. Non mi sembra. In altri erano inseriti. Sarebbe stato quella piccola chicca che mi avrebbe fatto. Sì, infatti, qualche F-104, no? Lo so. L'F-104 che è l'ultimo degli aerei che può partire e atterrare sulla portaerei. Ma è venuto in mente quello. Ecco, ma perché? Perché è la guerra. È rimasta la guerra, certo. Vietnam. Quindi... Volevo dire lo Spitfire, ma ecco, non gli veniva. Era un po' troppo, mi sembrava un po' troppo esagerato. Va bene. Sì, infatti. No, comunque guardi un po'. L'ho stupita? L'ho stupita. No, guardi anche queste marcherizzazioni simili Metal Build. Sì, adesso non esatto. No, però caghi fuori da però guardi queste scritte qui, scusi, queste qui. Queste. Ah, lei intende dire le tampografie. Che marcherizzazione? Marcherizzazione su quei pannelli. Ah, ok, allora mi sono espresso male. Sì, probabilmente però... tutti i pannellini, bisogna vedere quanto diventano... Quando è tutto così plasticoso, a volte metterli tutti a posto diventa un po' ghignoso. Sì, però staremo infatti, a vedere. Compattarlo tutto non deve essere facile, però bello. Che tanto non lo faremo in diretta, a meno che lei non voglia qui più davanti, non fans. Sì, qui davanti, forse la parte rossa viene in avanti, faccio vedere. No, sono curioso, perché certe cose le devo capire, scusi. No, gli mettono il pezzo fuori, la torretta o il coso della nave. Ah, okay. Cioè, gli mettono questo coso qua. Ah, ok. Probabilmente si compatta, si piega. Sì, si piega, so. Si...
Sembra un po' strano, però. Eppure? Sì, volevo capire come chiuderlo. O si divide quel pezzo. Cioè, ma lei vuole analizzare delle cose che sono proprie della video recensione. No, quindi... vabbè, ma lasciamolo così, però era poco, ci faccia, bello, faccia salutare gli amici, così magari andiamo a comporlo e iniziamo a fare anche la recensione. Bene, bene, bene. Grazie a tutti, non mi muoio, mi raccomando. Anche lei, anche lei. Ficcante nel sito, sempre come, come supporto. Ecco, non vi sbagliate, mi raccomando, non scrivete. Non lo dico più. Bene, arrivederci. E non mi muoio.